E benvenuti in un nuovo video. Allora, scusate, devo rimettere la coperta al cane. Sali. Eccolo. Prego. Mettiti giù. Grazie. Mettiti giù. Ok, allora, benvenuti in un nuovo video che è uno svuota la spesa, ma un po' diverso perché è uno svuota la spesa di risparmio casa. I gatti. Pure se mi avete detto, guarda che i gatti sono peggio, ma non lo so, peggio di questo non lo so. Va bene. Allora, ma mi prende in giro. Che cos'è che lo turba? Cos'è che ti turba, amore? Dai, ti prego, fammi fare sto video. Ok. Allora, uno svuota la spesa un po' diverso perché è uno svuota la spesa di risparmio casa. L'altra volta ho fatto uno svuota la spesa così del Mauris, mi era piaciuto, quindi già che ci siamo, famolo anche del risparmio casa. Mi sono accorta stamattina che avevo finito il detersivo della lavatrice, avevo finito il coso, quello che si mette a polverina tipo Napisan, quelle cose là, avevo finito l'ammorbidente e non lo so, insomma mi mancava un po' o Scottex, mi mancava un po' di sta roba, quindi ho detto vabbè, ma già che ci siamo. È domenica, non abbiamo niente da fare. Passiamo da risparmio casa. In realtà io volevo riandare Mauris perché non lo so, mi trovo meglio di solito. Era chiuso all'ora di pranzo perché ci siamo andati tipo alle 2:30. Era chiuso e quindi insomma risparmio casa andrebbe uguale. Non lo so, forse il Mauris. Io trovo che il Mauris di solito abbia offerte migliori. Però era chiuso. Va bene, uguale, insomma, no? Allora, cosa abbiamo qua? Abbiamo qua due buste dei rotoli. Partiamo da qui. Che c'è una Coca-Cola qua dentro? Questa sono sicura di non averla comprata da risparmio casa. No, ce l'avevamo in macchina e Luca l'ha portata in casa per stasera. Allora, ho ricomprato il cestino del bagno, identico a quello che già avevamo, perché le dimensioni erano giuste e mi sono trovata bene, solo che si era rovinato. Cioè, non lo so, perché essendo tipo così. Qui si era fatta, boh, si era diventato un po' nerino. Non lo so, si era un po' rovinato. Ce l'avevamo da tanto tempo. E quindi, vabbè, l'ho ricomprato identico, costava tipo 4 euro e qualcosa. Era pure un'offerta, quindi uguale, identico. Ora quell'altro pio frullo e questo è il nostro nuovo cestino del bagno. Perfetto, e questo è uno. Poi, finito lo Scottex, c'era questo, credo, in offerta. Non lo so se conviene o se no, però aspettate, mi sa che c'è uno scontrino, così vi dico pure i prezzi. Allora, perché tanto so che risparmio casa sono in tutta Italia, quindi non so se c'è. Sì, penso che ci abbia pure i stessi prezzi in tutta Italia. Rotolone, rotoli, rotolo, offerta. Vai, vai. Offerta risparmio casa carta. Ah, 2,99. Ma sono grandi questi a 2,99. Due veli, due rotoli, la carta gigante. Ah, buono, 2,99, potevo prendere due. No, perché dove li metto? Perché il mio problema è questo, quando trovo le offerte, conviene pure prendere. Il problema è dove metti, capito? Poi ho preso altre mollette, perché in realtà io non so, ma perché non ho mai le mollette? Le mollette, nel mio caso sono essenziali, ho scoperto, soprattutto d'inverno, non tanto per non far cadere i panni o non far volare i panni, è perché invece di stendere i panni a cavallo del filo, che non si asciugano mai, se li stendo dritti, si asciugano un po' prima davanti alla stufa. Quindi le mollette sono essenziali. Però, non lo so, sono sempre poche. Se rompono, cascano, me ruba il cane. Ma che ne so, ogni tanto ne trovo qualcuno in giardino. Quindi, secondo me, se cascano, me rubano i cani. Comunque, ho preso un altro pacchetto di mollette. Era in offerta, costavano tipo 70 centesimi. Poi, stavolta ho trovato Mukina. Eppure questo costava poco, perché l'altra volta ho preso Napisan, ma costava molto di più. Non c'ha la stessa funzione, voglio dire. Amuchino bucato 1,99. Buono come prezzo, 1,99. Io questa ce la metto sempre quando faccio la lavatrice. Già vi ho detto, ma non perché io capisca tanto il suo funzionamento, però penso, c'ho i cani, non è meglio se ci metto un po' da Amuchina? Boh, non so se funziona veramente, però io la uso. Poi, questo era in offerta. Solo perché era in offerta l'ho comprato. Spuma di champagne lavatrice Marsiglia. Boh, non manco hanno usato. Non sanno. Non mi piace tanto. Però era un'offerta, costava tipo 3,99 euro.
puzza. 3,99 euro, 36 lavaggi. Vabbè, tanto io poi annego tutto in questo. Tesori d'Oriente, questo buono, rosa nera e labdano, molto buono. Qui c'è scritto 30 lavaggi, raga, ma non è, cioè, non è vero. Forse ne uso troppo, cioè sicuramente ne uso troppo, però meno di così poi non lo sento. Cioè riempio a metà vaschetta, è giusto, c'è il segno. Comunque ci arriva a 30 lavaggi. E poi ho preso pure questo, che non l'avevo mai preso, questo gusto qua. È argan e fiori di arancio. Mi piace più quello. Lo hanno usato. Quello mi piace di più. Però era buono pure questo per cambiare ogni tanto. Quindi abbiamo preso Tesori d'Oriente. Poi Luca, non si sa per quale oscura ragione, ha preso anche questo per ambienti e tessuti. Sempre dei Tesori d'Oriente, che costa uno sproposito, ma era tutto contento. Mi pare pure molto delicato. Non me la so sentita dei di no. Comunque, ha preso pure questo. Poi, Viagal l'avevo finito per levar calcare dal lavandino, soprattutto, e pure dal bagno. Soprattutto dal lavandino della cucina, perché io non ho tanto spazio, avete visto? Quindi quando lavo le pentole, poi le metto sul lavandino della cucina, e poi sul lavandino della cucina diventa tutto calcaroso. E quindi l'ho finito e quello è necessario. E come insegna mia madre, non puoi risparmiare sul Viagal. Effettivamente è vero. Cioè, se compri questo originale, c'è differenza da quello fake. Cioè, quello fake non scalcagnifica. Quello sì, invece. Quindi vabbè, investiamo sti soldi in più per il Viagal, per avere il lavandino pulito. E costava 2,99. Poi, sciampini. Ho finito gli sciampini e ne ho presi due. Aloe Hydra Bomb shampoo idratante. Capelli normali. 3 giorni di capelli idratati morbidi e leggeri. Non lo so, non ho mai provato questo, però questo più che altro userà Luca. E io mi sono presa Hydralisse and Shine, shampoo lisciante all'olio d'argan e cheratina vegetale liquida. 8 volte più brillanti. Non erano in offerta. Mi avete strillato l'altra volta che non è vero che uno shampoo vale l'altro. Per me è molto importante la maschera, ma gli impacchi, la maschera, però lo shampoo non lo so. Sarà che io i capelli non li lavo molto spesso, cioè nel senso, io lavo i capelli più o meno ogni 5, anche 7 giorni, i miei capelli non si sporcano sulla cute, cioè considerate che questi capelli, oggi è domenica per me, e io ho fatto i capelli domenica perché ho fatto il colore, e questi sono i miei, lunedì forse, no domenica mi sa. Vabbè, comunque, quasi una settimana e i miei capelli sono puliti, raga. Cioè, io ancora non li ho lavati. Potrei, mi sa che li lavo stasera, ma potrei tranquillamente arrivarci anche a domani. Quindi, non uso tanto shampoo nella mia vita. Forse per chi se lava i capelli ogni 2 giorni o una volta al giorno, c'ha senso usare uno shampoo buono. Ma io lavo i capelli una volta ogni 5-7 giorni. A me non cambia niente che shampoo uso. Beh, non lo so, eh. Sono fortunata, mi rendo conto, perché cioè, conosco persone che se devono lavare i capelli tutti i giorni perché sembrano sporchi, i miei capelli sulla cute, non c'ho la cute grassa, non si sporcano i capelli, quindi cioè, li lavo a un certo punto perché qua sotto diventano troppo crespi e me se spezzano, ma se no, cioè, forse, ecco, la differenza di questa settimana è che da quando sto usando l'acido ialuronico, sia quando sono bagnati che quando poi anche durante la settimana sulle punte, rimangono più idratati. Infatti sta settimana pure le lunghezze non sono secche da farmi dire no, mi devo assolutamente lavare i capelli perché li sento che si spezzano. Questa settimana sono top i miei capelli. Strano, molto strano. Poi c'era questo in offerta per la doccia di casa, quindi Cleo. Quando ero piccola li usavo questi perché erano uno dei primi tipi di bagnoschiuma profumati che esistevano. Ma che buono! Non l'avevano usato, sa del budino alla vaniglia! Oh mio Dio! Fiori di vaniglia e burro di karité, buonissimo! 1,99 euro, mi pare. E poi, ne ho preso pure un'altra. Ecco, questo invece io ho preso a Luca per la palestra.
No, per me no, perché io la doccia me la faccio a casa, mi piace fare una doccia in palestra, quindi io esco, è vicinissima a casa la nostra palestra, io esco, torno a casa e mi faccio la doccia. Sacchetti dell'immondizia, poi allora ho preso questi per gli armadi, ti spiego. L'altro giorno ho sistemato l'armadio di Luca e anche il mio e volevo metterci dentro qualcosa che profumasse e che assorbisse anche un po' l'umidità. Che sapete che noi in questa casa abbiamo un po' di problemi di umidità perché siamo immersi nella campagna. Tra l'altro quest'anno il sole c'è sta una volta al mese, quindi è molto umida l'aria di casa nostra. Perciò volevo prendere qualcosa da mettere negli armadi che assorbisse anche un po' l'umidità. E ho trovato questi, che sono dei due tipi diversi. Allora, questo è per armadi e piccoli ambienti, aiuta a prevenire muffe e condensa, ideale per piccoli ambienti chiusi, assorbe l'umidità. Non lo so come funzionano, ma noi li apriamo, tanto li voglio appendere. Che figo! Scusate, ma l'ho incantata! Cioè, praticamente tu lo appendi all'armadio, qui filtra l'aria in queste pallettine, che sono tipo quelle che si mettono, l'assorbi umidità che si mette in casa, e poi l'acqua scola qua sotto. Quindi se c'è umidità nell'armadio vai a raccogliere l'acqua qua sotto in pratica. Mi state dicendo questo? Come passa? Io non lo so. Però mo lo appendo. Se raccolgo l'acqua poi in un wiki vlog ve lo faccio vedere. Allora, questa è la versione del risparmio casa che costava 99 centesimi. Però ho voluto provare pure questo perché ho detto vedemo la differenza, no? Se uno funziona meglio dell'altro. Questo com'è? Identico, è la stessa identica cosa, cioè, no. Solo che questo odora di mela verde e questo odora di lavanda, perché non c'era un altro gusto, c'era lavanda e rosa, ma rosa terribile. Fanno un sacco di profumo, vabbè, non lo so, vi faccio sapere se funzionano, se funzionano molto bene, io ne ho presi 4 intanto. Poi, guarda, questa si è dovuta rimettere vicino a lui, o più lui scappa e più lei gliela mette di sé vicino. Ho preso questo ammodernamento per cucina, ho preso un poggio a mestolo, non ce l'ho mai avuto, non lo so perché, infatti appoggio sempre il mestolo sul coso della pentola, però poi casca, un casino, quindi ho preso un poggio a mestolo. Poi alla cassa c'erano i labello e c'era il famoso labello alla mora, non servo, apro, sentiamo com'è. Però in realtà è di Luca, non è di Chiara, perché io non li uso i labello, mentre Luca sì. Ah, buono però! È super moroso! Proviamo? Oh, mazza quanto colora! Ma dove va mio marito con sto coso, mo voglio sapere. Vabbè, ha voluto lui, eh. Poi, ultima cosa, ma non meno importante, anzi la più importante, perché in realtà era quelli per cui eravamo arrivati fino da Ikea. Non so se vi ricordate che noi siamo andati fino da Ikea per comprare tre cose, manco me ne ricordo quali erano. Vabbè, tra queste tre cose, però, fondamentale da comprare c'erano anche i barattoli del sale e dello zucchero. Ah, il coso per le posate. Questo non ho cercato da risparmio casa, che tonta, potevo vedere se ce n'era uno che mi piaceva, vabbè, ci ricapito. Comunque, volevo i barattoli del sale e dello zucchero, non c'erano barattoli del sale e dello zucchero da Ikea, o quantomeno non c'erano con scritto sale e zucchero. C'erano dei barattoli, de latta soprattutto, ma non so se lo sapete, ma se mettete a latta il sale dentro la latta dopo un po' fa ruggine, quindi non so che barattoli sono, boh, vabbè. Quindi non c'erano barattoli proprio sale e zucchero, io li volevo già con scritto sale e zucchero, non devo andare intuito, perché quelli che ho in cucina adesso vado a intuito, solo che uno è grosso, uno è piccolo è del sale, quello grosso è dello zucchero, quindi io so che ci sta dentro. Solo che hanno un problema, sono quelli che si aprono con lo scatto e la parte di ferro dello scatto, su cui magari casca il sale quando lo prendi, e piano piano si è arrugginita, fanno schifo e li voglio buttare. Però volevo dei barattoli, dico, carini, decenti, non so, una cosa funzionale. Vabbè, no, ho trovato da nessuna parte. Alla fine invece oggi siamo andati da risparmio casa e c'erano questi.
discutibili nel colore, assolutamente, perché questo è zucchero e questo è sale. Non so, bellissimi, diciamocelo. Però almeno so de plastica, cioè so de vetro sotto e il tappo è de plastica, quindi non si arrugginisce niente. Dureranno un po' di più di quell'altro, insomma. Mi piacciono? No. Però gli altri che c'erano, cioè avevano il tappo proprio d'alluminio. Si rovina dopo un po'. C'è niente da fa. Questi erano gli unici col tappo di plastica. Ma per chi fanno questi colori? Ma chi è che c'ha la cucina di sto colore? Non lo so. Vabbè, comunque, non lo so, sapete, io non so troppo estetic, quindi pace, insomma, quello che è, va bene uguale. Comunque, per tutta sta roba abbiamo speso 52,98 euro. Poco? Direi di no, anche perché solo sto coso costava 6 euro. Non si sa perché mi ha fatto comprare, però ha detto che gli piaceva il profumo e per carità siamo qui a discutere con Luca se gli piace il profumo, ma siamo pazzi. Va bene, comunque è quello che alzava lo scontrino praticamente. E, ah no, anche questi, perché questi costavano 4,29 euro. Quelli con tappo ciofeca costavano di meno. Però se poi li devo ricomprare una volta all'anno, tanto vale che li compro una volta sola per tutte. E vabbè, si fa, si fa. Comunque, erano spese necessarie. Tutte spese necessarie. Sì, non ho comprato cavolate. Sono stata brava. Perché ho evitato le corsie delle cavolate. Cioè, proprio non ci sono passata sulla corsia delle cavolate. Ho comprato solo cose che mi servivano. Il secchietto del bagno, i barattoli, il coso dell'umidità. Cioè, tutte cose di cui avevo bisogno veramente. Quindi sono stata brava, dai, su, forza, diciamocelo che sono stata brava. Ditemi invece nei commenti voi che preferite, Risparmio Casa o Mauris? Io ve lo dico, io preferisco Mauris, però alla fine da me stanno vicini, cioè c'è sta un Risparmio Casa e un Mauris, stanno tutte e due, uno da una parte e uno dall'altra dalla strada, molto vicini, tipo nel raggio dei 150 metri a piedi, quindi in realtà è uguale, era solo che Mauris era chiuso, quindi t'attacchi, vai da Risparmio Casa, però vabbè, non lo so, forse il Mauris c'ha sempre offerte un pelino migliori, però posso dire... È buono, sa un sacco di mora, però regà, cioè, è un sacco rosso. Dove va Luca con sto coso? Non si sa. Che bello il mio bimbo che dorme. È molto carino perché è molto freddo, perché fuori fa molto freddo. Tra l'altro ha nevicato in tutta l'Umbria praticamente, ma in alcuni posti ha fatto anche tantissima neve. Da noi manco uno spruzzetto di bianco per fare una foto su Instagram. Va bene, che ci importa? Che ci importa? Niente, va bene così. Ok, quindi questa era la mia spesa di Risparmio Casa. Da questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ingrata, stai a fare i pisolini e quindi non saluti. Ingrata.